ed ora, attenzione bambini, inizia il filmato. L'Homo sapiens, dal latino uomo sapiente, è considerato dagli archeologi il progenitore dell'uomo moderno per le sue caratteristiche anatomiche, cioè le sue caratteristiche fisiche. Si è evoluto dall'Homo ergaster e apparve in Africa circa 400.000 anni fa. Ma più o meno 20.000 anni fa cominciò a migrare prima in Europa, dove visse contemporaneamente all'uomo di Neanderthal, e poi in tutti i continenti. È l'unico del genere Homo a essere sopravvissuto fino ai giorni nostri. Costruì molti strumenti complessi in pietra, osso, corno e legno, come ad esempio archi, frecce e lance per cacciare, aghi e raschiatoi per cucire, ami e arpioni per pescare. Viveva in clan di qualche decina di persone ben organizzate e con compiti precisi. Alcuni praticavano solo la caccia di grandi mammiferi, altri si dedicavano alla lavorazione della pietra e altri ancora pescavano nei fiumi. Le donne, oltre ad accudire i figli, lavoravano le pelli, cucivano semplici abiti, raccoglievano funghi, semi e frutta. Secondo gli studiosi, le caratteristiche fisiche dell'Homo sapiens quasi sicuramente lo rendono il primo uomo capace di comunicare con le parole. Inoltre, dai ritrovamenti è sicuro che seppelliva i morti, ponendo accanto al defunto gli oggetti che usava in vita. Il morto era posto nella terra spesso in posizione fetale, ossia la posizione del bambino nella pancia della mamma.